Allora, finita anche quest'anno? Un altro anno da... Finito pure quest'anno tu sei un'altra estate insieme. Oh, signore! Tra l'altro, tu a Tokyo manco ci sei. Vabbè. Eh no, Senti, ma... Sta Gamescom? media scarsa. Media la parola, già una grande senso di positività. Eh sì, perché alla fine, cioè, a parte le serate, insomma, stai in camera con te, cioè la fiera proprio. Comunque una bella lineup di Microsoft. Sì, Microsoft ha fatto bene, ha sfruttato benissimo, effettivamente è l'unica, ha vinto tutto, Ha c'è poco vinto da fare. Eh tutto. beh, sì, era l'unica. Per Era una vittoria prevedibile, però comunque demerito degli altri. non si sono risparmiati. Poi sto Quantum provando un Break molto attimo. bella, mi è piaciuto, ho Quantum Break visto è molto anche la bello. presentazione a porte chiuse, molto bella comunque. E poi cosa, cioè, cose mirabolanti da dire. Sono molto curioso di vedere Mafia. Mafia 3, sì, Mafia 3 è, diciamo, molto una via di mezzo, nel senso che concettualmente mi è piaciuto che hanno osato cambiando tutto, perché comunque mi piace quando mi metti il piedino Non qui stavolta. voglio. Sì, mi piace molto. Dicevo, concettualmente è stato audace perché hanno provato a cambiare tutto. Probabilmente devono stare attentissimi perché se diventa il GTA non di Rockstar, ambientato nel 68, Dei cioè, poveri, diventano capito, un po' rischioso, un po' un peccato perché Mafia, insomma, Mafia si ricorda per la componente, alla fine componente narrativa, per quanto possa essere troppo e poi lineare. c'è tantissimi tantissimi titoli già annunciati. Il problema è che arrivi alla Gamescom che Sì, li hai già cioè, visti in 5 eventi, sì, due fiere, un mese e mezzo fa, tra l'altro. di cui l'ultimo un mese e mezzo fa, che manca un po' quel senso di sorpresa Sì, che non si... c'era, cioè, di nuovo proprio nuovo, veramente solo Mafia 3, cioè, vabbè, un po' Final Fantasy XV, alla fine, Dark Souls 3, però di nuovo non è che roba che dicevi, cioè, porca troia, non me lo sarei mai Però aspettato. abbiamo scoperto che Need for Speed è molto atteso. Need for Speed Questo a te sì, vabbè, Need for Speed va comunque a cannone, è sempre saputo, una storia, una cosa, una serie, contribuisce anche il fatto che l'abbia scritto Fabio, sì, secondo me quello esatto. comunque è un elemento importantissimo. E poi dicevo, c'era comunque il fatto che Need for Speed è seguito. No, fighissimo HTC vive, anche se è morto, Ah, Planet vabbè, Hive aspetta, vive, vabbè, sì, però esatto, una non cosa è che resterà nelle per fiere sempre, per sì, per, non sempre. per videogiocatori. Sì, diciamo una fiera media alla fine, media per me molto scarsa, la Gamescom continua a dimostrarsi una fiera per i consumatori. Cioè comunque vedi queste Sì, file sì, sì. astronomiche, vedi Senza che senso. nessuno capisce come un 25enne possa decidere di venire qui e stare 4 ore, cioè riuscire a Senza vedere un due giochi in tutta una giornata. senso. Giochi che fra un mese escono, fra 2 mesi escono, però. Boh, senti, sono le 11 e un quarto. Abbiamo un check-up a mezzogiorno. Io sai cosa ho Tre quarti fatto? d'ora? Che possiamo farci l'ultima, dai!